Ciao a tutti e bentornati nel canale. In questo video vedremo la mia partecipazione alla festa della zucca e dei fiori d'autunno che si è svolta a Montagnana, un piccolo borgo medievale in provincia di Padova. Montagnana è un borgo molto affascinante che si trova a 56 km da Padova ed è circondato da spettacolari mura difensive che mi hanno molto colpito in quanto sono ben conservate. Da diverso tempo è stato anche inserito tra i borghi più belli d'Italia e gli è stata anche assegnata la bandiera arancione del Touring Club grazie alle sue bellezze storiche e al valore dei prodotti tipici. Lungo via Matteotti e via Carrarese si svolge ogni terza domenica del mese un bellissimo mercatino dell'antiquariato. Ho notato un bellissimo banco che vendeva delle bellissime scacchiere fatte in maniera artigianale, con pezzi veramente unici a prezzi davvero contenuti. E diciamo Caterina, sembra sia stata proprio Caterina dei Medici che ha cambiato, Valorizzato il valore ha tolto il simbolico. visir, esatto. Dentro sì, beh, c'è una. Mi raccomando, valuta di iscriverti al canale, un gesto per te gratuito ma per me molto importante che mi dà la possibilità di portare nuovi contenuti. Potrete trovare mobili d'arte, antichi oggetti da collezionare, libri, gioielli, tutto questo circondato dalla bellissima cornice medievale del centro storico di Montagnana. Non sono riuscito a contare tutti i banchi, però all'incirca, dal mio punto di vista, erano quasi un centinaio, con tantissime cose interessanti che vedrete in queste immagini. Probabilmente all'interno di questo mercatino si può avere la fortuna magari di trovare qualche opera d'arte di immenso valore. Nella piazza principale di Montagnana si trovavano i banchi che vendevano i fiori e i tantissimi prodotti tipici arrivati da tutta Italia. Non potevano mancare varie tipologie di zucche. Ho potuto vedere solo da fuori la chiesa principale di Montagnana, il Duomo di Santa Maria Assunta, perché purtroppo per i turisti non è visitabile durante le funzioni religiose che si svolgono la domenica. Questo bisogna tenerlo a mente, si può visitare solo il pomeriggio dopo le 14:30. Peccato perché all'interno c'è un'importante tela del Tiepolo. Verso Porta Padova si stava svolgendo una piccola rievocazione medievale con persone vestite nei tipici costumi medievali, con delle ricostruzioni di alcune armi che venivano impiegate in quell'epoca. Lì vicino si trova anche il Museo Civico Antonio Giacomelli, dove all'interno potrete trovare anche il punto di informazioni turistiche, un museo molto importante per ricevere informazioni sulla storia della città di Montagnana.
e poi si mette lana. Si impilano, si pressano e si mettono ad asciugare. Nelle vicinanze del Museo Civico, sotto la piazza realizzata da alcuni anni, ho notato quasi casualmente, grazie a delle persone che andavano in quella direzione, che era possibile visitare probabilmente le fondamenta del vecchio castello col vecchio ponte, che si trovano lì, in quella posizione, anche se in realtà non ho capito bene di cosa si trattasse, perché non era ben indicato e non c'erano sufficienti spiegazioni e, come potete vedere dal video, l'illuminazione era molto ma molto scarsa. È sempre un peccato vedere che questi posti in Italia non vengono valorizzati.